Ciao popolo di Lega Nerd, io sono Gabriella e bentornati a un nuovo appuntamento con Binge Stream, la nostra rubrica a tema film, serie tv, docuserie, documentari, tutto quello che passa per le piattaforme on demand e non solo. Oggi parliamo di Anna, la nuova miniserie Sky Original di Nicolò Ammaniti che ha fatto il suo debutto proprio su Sky lo scorso 23 aprile. Prima di partire però ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Lega Nerd e attivare la campanella per restare costantemente aggiornati con i nostri video original. E ora è tempo di bingiare! Tratto dall'omonimo romanzo del 2015, Anna, come detto prima, è la nuova miniserie di Sky Original, prodotta e diretta da Nicolò Ammaniti, che avevamo già visto per qualche episodio dietro la macchina da presa con Il Miracolo, sua precedente collaborazione proprio con Sky. Questa volta però Ammaniti cura l'intero progetto, ovvero una miniserie da 6 episodi di circa un'ora ciascuno, che ci portano a compiere un doloroso e lungo viaggio all'interno di un mondo popolato unicamente dai bambini, resi orfani da una terrificante epidemia. Scenario degli orrori, in particolar modo per quanto riguarda la serie, è la Sicilia. I nostri giovani protagonisti vivono unicamente con una sola certezza, essere prede oppure predatori. Il mondo di Anna è un mondo dove le regole della civiltà, così come la conoscevamo, sono completamente decadute. Anna è infatti una ragazzina che fin dalla sua tenera età ha dovuto crescere da sola e soprattutto ha dovuto crescere il suo piccolo fratellino Astor. Guidato unicamente da un quaderno dove la mamma gli ha lasciato un po' di indizi, dei suggerimenti, piccole accortezze per poter approcciarsi a questo nuovo mondo che però lei può solo immaginare. Anna viene infatti guidata da un primitivo istinto di sopravvivenza che la porterà ad affrontare gli ostacoli più difficili, le situazioni più frustranti e i momenti più disperati e dolorosi, senza per questo mai perdere la forza di volontà e neanche la speranza. Ed anche quando pensa che ormai non ce la fa più, non può più andare avanti, quando improvvisamente l'idea della morte diventa un giusto compromesso pur di non soffrire più di non vivere in questo limbo assurdo, quasi in bilico fra il sogno e l'incubo, Anna riesce nuovamente ad alzarsi, riesce nuovamente a scorgere la speranza in fondo al tunnel. Nicolò Ammaniti traccia un profondissimo percorso di formazione, se vogliamo anche superando il se stesso del 2015 con il romanzo. Un racconto costellato di bimbi sperduti che si muovono in un mondo incerto, percorrendo una strada incerta. E l'unica vera sicurezza che hanno è che la rossa prima o poi porterà via anche loro. Sì, perché questo virus, questa malattia, in realtà nei bambini è silente, per poi svegliarsi durante la loro pubertà e condurre inevitabilmente verso la morte. C'è chi non può arrendersi di fronte a questa evidenza e c'è chi invece gode di quel raro momento di potenza aspettando semplicemente che le lancette dell'orologio segnino anche la sua ora. E questo è terrificante vederlo dipinto sulla faccia di un bambino che in teoria non dovrebbe nemmeno porsi questo tipo di domande. Il mio consiglio però è anche quello di andare oltre il concetto di pandemia, che sì, inevitabilmente troverete delle analogie semplicemente perché la state vivendo voi stessi, però Anna non è questo, il focus di Anna non è questo, va ben oltre. La pandemia, la rossa, la malattia, la fine della giostra non è altro che appunto una mera cornice, uno sfondo sul quale si muovono dei giovanissimi, dei bambini, dei ragazzi e che ci ricordano che forse dovremmo dare più importanza alle nuove generazioni, dovremmo imparare di più ad ascoltarli, a dargli fiducia, dovremmo cominciare a stendere le basi per un nuovo mondo, perché sono loro poi le persone che popoleranno questo nuovo mondo. Dobbiamo evitare di ripetere gli stessi sbagli, dobbiamo evitare, anzi cominciare a ragionare non più come dei singoli, ma bensì come una società, come una civiltà, senza appellarci a distinzioni, a differenze. L'unione fa la forza e in Anna questo è importantissimo. Giulia Dragotto, la giovanissima interprete di Anna, è una vera e propria scoperta. A soli 14 anni ci regala una performance magistrale, carica di passione, dove è impossibile non entrare in empatia con il suo personaggio. Si ritrova legata, imbavagliata, alle pendici dell'Etna, dispersa in mezzo al mare, non demorde mai. Sul suo volto riusciamo a notare tutte le sue trasformazioni, tutta la sua sofferenza, la sua tenacia, la sua forza di volontà. È incredibile
incredibile lo spettro di emozioni dipinto sul volto di questa giovanissima attrice. Affronta delle prove estremamente complesse, le supera e riesce anche a restituirci la forza di un personaggio così articolato come quello di Anna. Ma la Dragotto non è l'unica grande sorpresa, infatti tutti gli altri attori giovanissimi riescono a comunicare qualcosa, riescono a sorprendere. Alla fine Anna è retta da questi giovanissimi attori, che con la loro naturalezza riescono a farci vivere nel loro mondo, riescono completamente a trasportarci, a farci credere a quello che stiamo vedendo, a quello che stiamo vivendo alla fine della giostra. Una tra queste sorprese è Clara Tramontano, che è il volto della perfida e agida, nonché anche bellissima Angelica. Una ragazzina ossessionata dal mondo dei reality show, che crea il suo inquietante impero proprio come se fosse la facciata poi di uno spettacolo televisivo, ma ancora più crudele, senza funzione. Dove in ballo non c'è un budget, dei soldi o chissà quale riconoscimento, ma bensì c'è la vita. Oppure Giovanni Mavilla, interprete di Pietro, un ragazzo poco più giovane di Anna, del quale lei si innamorerà, provando seppur brevemente la febbrile bellezza dell'amore adolescenziale. Straordinario anche il piccolissimo Alessandro Pecorella, che ha solo 9 anni, e Astor, quello che poi diventerà alla fine il fratellino di tutti quanti noi. La sceneggiatura di Anna, il ritmo, l'andamento di Anna è così coinvolgente grazie anche alla caratterizzazione, all'approfondimento di uno di questi singoli personaggi. Anna è sì la protagonista, ma anche tutti gli altri assumono un ruolo centrale e importante per la storia, e infatti ogni episodio si aprirà poi con una backstory, un piccolo flashback che servirà ad approfondirli, a mostrarci il loro volto da bambini, ma al tempo stesso a rendere ancora più potente quello che sono diventati, mostrandoci che in una situazione di emergenza, una situazione al limite dell'orrore come quella che viene dipinta in Anna, uomini o donne, adulti o bambini, tutti alla fine rischiamo di diventare delle bestie. Tutti ci mettiamo davanti al prossimo e l'unico nostro obiettivo è sopravvivere, ma sopravvivere in quanto singolo, non in quanto civiltà, non in quanto società. E quello che sono disposti a fare questi bambini, quello che poi fanno, è terrificante. Si mostrano essere lo specchio più brutale degli errori dei propri genitori. Ed è forse uno degli aspetti più impattanti di questa miniserie. Sicuramente noterete che all'inizio dei primi episodi Anna si prende molto tempo nella scrittura, ma questo serve proprio per scendere all'interno del mondo di Anna, per comprendere le emozioni, per entrare ancora di più in empatia con i personaggi, ma soprattutto per comprendere il tipo di mondo che poi Ammaniti costruisce. È una serie che, se solo glielo lasciate fare, vi toccherà fortemente nel profondo. Ma quello che sicuramente sorprende di più di Anna è la messa in scena. Nicolò Ammaniti si mostra essere la vera grande sorpresa di questa serie televisiva. Il suo lavoro è pura espressione artistica e, nonostante le evidenti influenze che possono essere The Road, così come The Last of Us, Ammaniti richiude in Anna un'intensità ed essenza veramente unica. Non c'è un solo episodio dove il regista non riesca a immolarsi nella rappresentazione di un immaginario forte e violento, spesso anche messo in contraddizione dal tipo di protagonisti usati per questa serie TV o anche dalle musiche, dal background sonoro musicale, che è potentissimo. Quello di Ammaniti è un immaginario molto evocativo, dove al centro di tutto c'è la Sicilia, che è il teatro di questa serie TV. È un immaginario bucolico, onirico, ma che al tempo stesso ha delle atmosfere incredibilmente dark, cariche di angoscia e di inquietudine. Non è una vita facile quella che ci viene presentata, non è un futuro felice. Merito del successo delle immagini di Anna create da Ammaniti è anche grazie alla crew, della quale si avvale poi il regista, che riesce a rendere ancora più veritiero il mondo, le immagini, e al tempo stesso ancora più evocative, ancora più di impatto. Tra questi, per esempio, lo scenografo Mauro Vanzati o il direttore della fotografia Gogo Bianchi, che è straordinario. Soprattutto è molto difficile quando si gira molto in esterna. O anche la favolosa squadra di Machinarium, che si è occupata di tutti gli effetti speciali e visivi. Alla fine Anna è una favola nera che non fa sconti a nessuno, neanche ad un gruppo di bambini. Un lungo viaggio tra la vita, la sopravvivenza e la morte, ma anche la costante, disperata ricerca della speranza. Un viaggio tra
il reale e il metaforico che alla fine diventa il viaggio di tutti quanti noi. Ed io non posso fare a meno di consigliarvi di affrontare e partire per questo viaggio. Tutti e sei gli episodi di Anna sono disponibili dal 23 aprile su Sky e su Now. Se invece preferite una fruizione molto più lenta, allora vi ricordo che ogni venerdì per 3 settimane verranno trasmesse alle 21.15 su Sky Atlantic 2 episodi. E adesso ditemi un po', avete già cominciato a guardare Anna? Vi interessa? Quali sono le vostre impressioni a caldo? Fatemelo sapere nei commenti, io vi aspetto lì. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi ricordo di continuare a seguire Lega Nerd qui sul canale YouTube e live sul canale Twitch e ovviamente su leganerd.com. Io sono Gabriella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!